Sapete che sono quasi 20 milioni i cani e i gatti che vivono nelle nostre case come familiari a quattro zampe? Eppure si stima che ogni anno vengano abbandonati circa 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80% dei quali rischia di morire di incidenti o di stenti. Gli animali domestici sono parte della famiglia, a tutti gli effetti, e Fratelli d'Italia intende battersi per garantire loro una vita dignitosa e piena d'affetto. Tra le nostre iniziative già avviate in questa legislatura c'è, ad esempio, l'inasprimento delle pene per chi maltratta, avvelena e abbandona gli animali, ma ancora più importante saranno le campagne di informazione e di formazione sul rispetto degli animali che vanno fatte a partire proprio dalle scuole. Vogliamo batterci per fermare la tratta illegale dei circa 300.000 cuccioli che arrivano dall'est Europa e che ogni anno vengono venduti in Italia per migliaia di euro come cani di razza, dopo che hanno subito interminabili giorni di viaggio in condizioni pietose. E poi vogliamo ampliare le attività di pet therapy e dove possibile faremo entrare i nostri amici animali nelle case di cura e negli ospedali, perché anche la compagnia di chi ci vuole bene è una terapia. E perché penso davvero che, come disse Gandhi, la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali.